Londra è la città ideale per iniziare una nuova vita. Ma attenzione, Londra non è per tutti. Vado a vivere a Londra. Quante volte avrai ascoltato questo ritornello? Londra è considerata, nemmeno troppo a torto, un posto perfetto per iniziare una nuova vita, per studiare, per trovare lavoro. Eppure, Londra non è affatto il paradiso, ma soprattutto non è casa tua. Per questo motivo sappi che andrai incontro a differenze sostanziali, abitudini diverse, sapori e odori a te sconosciuti. Non sarà solo il paesaggio ad essere inconsueto, anche l'aria che respiri ti sembrerà estranea. È normale, è un'altra città e per giunta in un paese straniero. Adattarsi quindi è un must e chi non si adatta torna indietro. E capita molto più spesso di quanto tu possa immaginare. E lo sai il perché? Perché la capitale britannica non è per tutti e sicuramente Londra non fa per te se... Se hai bisogno di una vita sociale frenetica. Gli inglesi non sono certo famosi per la loro natura socievole. Freddini e distaccati, sono molto lontani dallo stereotipo dell'amico del muretto. In più, sappi che a Londra gli appuntamenti non si improvvisano. Non ci provare proprio a invitare a cena il collega mentre esci dal lavoro. Gli inglesi programmano la loro vita sociale con ampio margine, quindi prevedi di organizzare la serata con almeno una settimana di anticipo, altrimenti rischierai di ricevere un educato ma inesorabile rifiuto. Certo, non è il massimo, specialmente se sei abituati alle uscite improvvisate o a non fare progetti fino a poche ore prima dell'uscita del sabato sera. Ricordo infatti una volta con un caro amico che abbiamo fissato un appuntamento per prenderci una birra insieme e parlare del più e del meno con un preavviso di 32 giorni. Chiaramente per entrambi c'era il piacere di vedersi, ma incastrare tutti gli impegni, tra l'altro inderogabili, a Londra non è affatto facile. Quindi bye bye spaghettata a mezzanotte con gli amici improvvisata. Londra non fa per te se ami il sole. Inutile far finta di nulla, a Londra piove e piove spesso, ad eccezione di luglio, ma anche quando spunta il sole non ti basterà. Pallido e tiepido, insomma davvero molto lontano dagli standard a cui si è abituato in Italia. Poi vabbè, noi del sud siamo davvero abituati a delle temperature assurde, ma ecco, quelle temperature estive che sanno di casa, dimenticatele. Eppure agli inglesi sembra sia sufficiente giusto un po' di luce in più. Appena il sole fa capolino, avrai l'occasione di vedere i parchi di Londra pieni fino all'inverosimile, con tanta gente spogliata che cammina in infradito oppure sdraiata a godersi quei due raggi sbiaditi. Io solo se ci penso mi congelo! Londra non fa per te se non ami il multiculturalismo. In questo caso lascia perdere e resta a casa. La bellezza di Londra è anche nella sua esplosione di razze, di religioni, di lingue, cibi e colori che contribuiscono a rendere la capitale inglese vivace e vitale. Dovrai convivere in mezzo a tante culture diverse dalla tua con un minimo comune denominatore, il rispetto di regole condivise e soprattutto il rispetto per l'alterità. Se sei quindi una persona chiusa e prigioniera del suo mondo che non ama avere relazioni con le persone provenienti da altri background culturali, da paesi lontani e con colori di pelle diversi, ti consiglio vivamente non solo di non andare a vivere a Londra, ma di riflettere molto ma molto bene sul perché delle tue convinzioni. Dopotutto, si è sempre lo straniero di qualcun altro. Londra non fa per te se non puoi fare a meno della tua auto. Se sei un automobilista incallito, Londra non fa per te. Nella capitale britannica, l'utilizzo dei mezzi pubblici è incentivato dagli altissimi costi necessari per muoversi con l'auto. Per accedere in città, infatti, sarei costretto a pagare una congestion charge, una sorta di tassa pensata proprio per scoraggiare l'ingresso in città alle auto private. Il discorso è diverso per chi invece guida la moto come il sottoscritto. Però bada bene, e lo dico da amante delle due ruote. Ma sei proprio sicuro che sei disposto a viaggiare il 99% delle volte sotto la pioggia e con il gelo che ti ghiaccia fin dentro l'anima? Poi vabbè, magari di questo ne parliamo in un prossimo video. Londra non fa per te se ti piacciono i ritmi rilassati. Londra è una grande città e capita spesso di lavorare in centro e di vivere in periferia.
I tempi di percorrenza, anche se rapidi con la tube, arrivano a coprire distanze mostruose. Nella City si lavora su turni e le attività non chiudono mai, né di giorno e né di notte. Non esiste la domenica come la conosciamo noi in Italia e la tua vita sarà pertanto scandita da ritmi frenetici proprio di un vero Londoner. Preparati quindi a correre dalla mattina alla sera. Se ami i ritmi sonnacchiosi delle cittadine di provincia, ecco, Londra sicuramente non fa per te. Queste sono solo 5 caratteristiche che potrebbero fare di Londra una città che non fa per te. Ma attenzione, sono solo 5, ma sufficienti a farti scappare a gambe levate dopo solo un mese di permanenza. Quindi magari pensaci prima di partire. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!